Buongiorno, anzi buonasera, ci troviamo quasi al tramonto nella campagna tra le montagne di Altrodogo. Adesso andiamo a vedere questa romantica parte di questo complesso agricolo che ha una sua dignità di architettura, perché come vediamo. Prego. Non sembra affatto contaminato dalla tecnologia del cemento. Vieni. Ecco, è un complesso molto armonico perché come vediamo ci sono tante viti, tante, come si chiamano, pergole, anche lì in fondo. Sono due unità separate, due casette, una adibita proprio a casa, l'altra al momento a stalla, poi vedremo catastalmente se si può, come penso, adibire ad abitazione. Ecco, ha due ingressi, uno nella parte superiore. E questo che al momento non è abitazione, è stalla, e se lo andremo a vedere dopo. E la parte in vendita è questa. Qui abbiamo invece la seconda parte, la seconda abitazione. Ecco, poi la vediamo dopo meglio. Però andiamo a vedere l'altra parte che è altrettanto interessante ed è il terreno. Mi sto qui Che io. è di proprietà Ecco, da qui Antonio, se tu vieni, prendi la rifai la ripresa, il terreno è questa parte verde che non è arata, dove c'è quel noce, tutta questa striscia verde è il terreno. Ma quello che io inquadrerei adesso è questo complesso agricolo, perché è molto bello, proprio non c'è nessuna traccia della tecnologia del cemento, è tutto come era all'inizio del secolo del Novecento. Vedete, non c'è proprio nessuna costruzione in cemento, è rimasto assolutamente incontaminato. Allora, inquadriamo adesso il corpo principale, che è questo parallelepipedo che stiamo vedendo con la sua pergola. Oh. Qui l'ingresso inferiore è formato da questo secondo corpo che fa parte dell'oggetto della vendita, che è adibito a mangiatoia, a ricovero e deposito di fieno. Ecco fatto. Oh. Qui ci sono due bei cavalli, eccoli qua, guarda che belli, che rendono questa atmosfera veramente genuina. Adesso, e qui è il piano inferiore che è adibito a cantina ed è in effetti una cantina vera e propria. E sono due stanze, anzi no, una stanza, adesso qui si vede male, con un bagnetto. Adesso poi lo fotografiamo col flash.